Pannaroni, nei giorni scorsi ha avuto modo di sentire le parole dell'onorevole Baldelli che abbiamo trasmesso nel nostro telegiornale. Oggi volete ribadire invece qual è la posizione del Movimento 5 Stelle, che cosa pensate in merito? Cominciata la campagna elettorale, Fratelli d'Italia comincia con il deputato con i carichi pesanti. Diciamo che Baldelli si è forse intromesso su una decisione che deve prendere solamente il Consiglio Comunale di Fano, anche se l'ha fatto con gentilezza e con educazione, dicendo che voleva stimolare la discussione evitando che qualcuno voti in maniera preconcetta. Quando arrivano delle cose da valutare in Consiglio Comunale, noi e i nostri professionisti, perché non è che siamo dei tuttologi noi, si valuta assieme e si decide se è giusto o non è giusto. Ma il nostro no non è contro i trappisti, che forse hanno solamente l'unico sbaglio di aver pubblicato già sul loro sito che verranno a Fano, dobbiamo decidere in Consiglio Comunale ancora. Ma massimo rispetto per i trappisti e per ogni uomo di chiesa, assolutamente. Il nostro no è per la costruzione a Montegiove, l'edificazione a Montegiove. È vero che la destra l'edificherebbe anche nel cortile di casa, probabilmente. E a proposito, Simone, una piccola parentesi, lei sicuramente lo saprà. Ai fanesi volevo dire questo, siccome ancora c'è una gran polemica anche sul capannone Wider del porto, che è alto 14 metri, ricordiamoci che questo capannone è stato autorizzato perché si può fare dal piano regolatore del porto, che prevede queste altezze, autorizzati dall'allora giunta Aguzzi, quella Guzzi che sembra che si voglia ricandidare, tra l'altro. La giunta Seri ha fatto peggio, perché in un consiglio comunale dove non c'era il numero legale, se non garantito da Lega e Fratelli d'Italia, ha portato una variante approvata con i voti, se non erro, anche favorevoli di Lega e di astensione di Fratelli d'Italia, noi contro, per dargli la possibilità di innalzarlo di ulteriori 10 metri questo capannone al porto. Tornando ai trappisti, che è l'argomento del momento, Baldelli si contraddice quando dice appunto che si potrebbe creare il turismo religioso. I trappisti vengono qui per stare in solitudine, lavorare e pregare senza confusione. Turismo religioso su un monastero non è fattibile, al limite se fosse stato un santuario. E poi lo vede come un'opportunità economica per la città di Fano. Opportunità economica, allora facciamoci un resort con i campi da golf, quindi c'è turismo e che dà economia a tutta la città. Il nostro no è per la cementificazione di Montegiove. E poi l'ultima cosa, sempre anche in vista delle prossime amministrative fanesi, tutti si riempiono la bocca, a destra e a sinistra, di salvaguardiamo il territorio, l'ecosistema, costruiamo sul costruito, consumo zero di territorio. Noi siamo per il consumo zero di territorio, voglio vedere in campagna elettorale chi voterà e se passerà questa variante appunto per far costruire Montegiove, con che faccia diranno che sono per il consumo zero del territorio. Ma vista la sua critica rivolta anche alla giunta Seri, la domanda mi sorge spontanea: non stavate facendo delle prove di alleanza in vista delle elezioni? Beh, si dovrebbe parlare sempre sugli argomenti, per esempio una prova di alleanza, una mano tesa nei nostri confronti poteva essere benissimo quello di non portare in consiglio questa variante, oppure magari non parlare di primarie, dove sembra che ci sia una resa di conti a chi è più forte tra gli attuali assessori della giunta Seri, tant'è vero che si stanno candidando tutti gli assessori alle primarie. Bisognerebbe parlare di argomenti e poi dopo trovare la persona giusta che porta avanti quegli argomenti, invece non partire dalla coda. Era un bel segno di distensione se ritiravano decisamente la variante sui trappisti.